Giovanni, o chi per lui, scrive i deli. Poi c'è un'espressione molto strana, posati là. Nessuno in italiano oggi parlerebbe in questa maniera, però i traduttori hanno voluto tradurre così. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse, intanto anche Simon Pietro che lo seguiva, ed entrò nel teorei, tenemmo presente questo verbo, è utile più avanti. Questo è un verbo molto forte. E osservò i teli posati là un'altra volta, per l'amor di Dio, poi vedremo come stanno le cose. E il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Anche questo è un dato estremamente importante, vedere e credere. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti, i discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. E noi diciamo, e allora torniamo sul testo, che forse ci fa bene. Allora, partiamo da un dato. Il primo dato è questo. I teli posati là, questa espressione, in greco ha ta otonia keimena. Ta otonia sarebbero le tele o i teli, e va bene. Keimena sarebbe giacenti. Il verbo è keimai. Menos, mene, menon è un participio. In questo caso neutro plurale. E allora che cosa vide? Vide le tele afflosciate, non posate là. Perché keimai è il verbo dei morti. Chi fa epigrafia greca dovrà scontrarsi con una montagna di ensade keitai, qui giace. E poi c'è il nome del morto. E quindi sono tele giacenti. Il posate là, sapete dove possono metterselo? In tasca. Ed è interessante, perché se queste tele sono afflosciate, e questo è ciò che osservano i due discepoli, vuol dire che non è stata tagliata la tela, non è scomposta. E se il bozzolo è afflosciato, vuol dire che noi non eravamo là, ma è come se il corpo fosse evaporato. No. Perché per essere sfilato doveva esserci un buco. E se c'era il corpo dentro erano gonfi, ma se il corpo non è dentro diventano floscie, diventano keimena. Eh sì, Gibson da cosa ha copiato? Da questo. Cioè i biblisti che lui ha consultato gli hanno spiegato come stavano le cose. E Gibson, in questo caso, è stato obbedientissimo, in altri ha fatto... perché quello che ha mostrato ha il sapore del macellaio. Vi dirò che le cose sono state anche peggiori di così.
Però non è questo che è importante per gli evangelisti. Io l'ho fatto notare più volte, parlando di questo argomento, quando Marco narra la giornata del venerdì, è interessante. Gesù viene crocifisso alle 9 del mattino, poi ci sono 6 versetti che narrano le prese in giro. Se tu sei il re dei giudei, scendi dalla croce. Dopo, al 7° versetto, trovate: verso mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. E poi trovate 5 versetti che narrano la morte di Gesù. Le ultime 3 ore, quelle dell'agonia, che sono le peggiori di tutte a livello di sofferenza fisica, non c'è niente. Per l'evangelista è importante la sofferenza morale e psicologica che Gesù ha vissuto. Quella fisica la vivono tutti. Invece Gibson ha sottolineato in maniera, direi, sanguinaria la dimensione fisica, il che vuol dire che non ha obbedito ai biblisti, i quali senz'altro gli avranno mostrato come stessero le cose, ma pazienza. Il regista è sempre un artista ed è sempre anarchico rispetto a ciò che gli altri dicono. Ma non importa. Dunque, questo è il primo dato che noi dobbiamo tenere presente. Le tele erano giacenti. Bozzo lo sgonfio. E adesso è il sudarion, to sudarion, oen epi tes kephales autou. Di per sé sarebbe che era sopra la testa di lui. Il verbo en, essere, eimi, essere sopra, può indicare anche fermato. Dunque, il sudario che era fermato sul capo di lui, non metà ton otonion keimeno, non con le tele giacenti, ma metà non significa solo con, può significare anche come. Allora le cose cominciano a quadrare. Il sudario, che era stato fermato sopra il suo capo, non era giacente come le tele. Che in menon, se voi notate, è un neutro singolare, mentre otonion è un genitivo plurale. Questo non è un genitivo. E quindi il giacente è riferito al sudario. E il sudario che era sopra la sua testa, non giacente come le tele, ma alla choris. Choris può dire localmente, ma può dire anche all'opposto. Ma all'opposto, entetelikmenon, entelisso, eccolo qua. Questo è il sudarion entetelikmenon. Entelisso vuol dire fatto su se stesso. Chiaro? E quindi come Gesù avesse il mal di denti. Naturalmente chi muore
in orizzontale, disteso sul letto, fa meno impressione. Ma chi muore in verticale? Quando è morto mio papà, in ospedale gli ha messo subito un asciugamano incrociato qui sopra in modo da tenere la mandibola chiusa. E è morto in orizzontale. Occorrono tante spiegazioni? No, gli hanno chiuso la mandibola. E dunque le tele erano afflosciate, Sudario no, perché Sudario era in tetelegmenon ed era lì che teneva alta la zona della testa. Per cui cos'è che hanno visto? Una cosa più o meno di questo genere. Hanno visto le tele afflosciate dove c'era il corpo e lì dove c'era la testa c'era una specie di protuberanza, di sollevamento, perché sotto c'era questo sudario. Io vi ho fatto anche il nastrino, ma si vede che non sono giotto, per capire che cos'è che hanno visto. Cioè hanno visto le tele afflosciate, lì dove c'era la testa, le tele erano leggermente rialzate perché sotto c'era il sudario. La cosa che impressiona di più è questa traduzione. Ma avvolto in un luogo a parte, ma al contrario ripiegato su se stesso, eis è la preposizione, ena è l'aggettivo numerale, che vuol dire uno, ed è la forma aramaica per dire stesso. E quindi chi ha tradotto in italiano questo testo non conosce l'aramaico che sta sotto. E allora, non sapendo tradurre quel ena, ha messo luogo a parte. In luogo, ena a parte, no, nello stesso luogo. E quindi hanno visto le bende afflosciate e il sudario che gli era stato fermato sul capo, ripiegato su se stesso, nello stesso luogo. Questo hanno visto. Vi è chiaro? Allora si può capire perché, altrimenti sarebbe un assurdo, l'altro discepolo, quello che Gesù amava, che era giunto per primo al sepolcro, vide e credette. Se no, che cavolo vede per credere? Naturalmente la posizione delle bende non sono sufficienti, perché il testo giustamente dice, infatti, Maria Maddalena e Pietro non avevano ancora compreso la scrittura, mentre il discepolo che Gesù amava sì. Perché? Perché il discepolo che Gesù amava, da quelle poche cose che conosciamo di lui, conosceva bene la scrittura. E quindi vide, qui cos'è successo dentro il suo mondo interiore? Ha messo in comparazione ciò che ha visto con ciò che lui conosceva dalla Bibbia. E quindi è scattata la fede. Cos'è che ha comparato? Certo, noi non eravamo lì e non possiamo chiederglielo, ma con buona probabilità lui ha comparato ciò che ha visto con il capitolo 52, versetto 13, fino al 53, 12 di Isaia. In questo testo, che è molto lungo, noi abbiamo il quarto carme del servo di Yahweh. In questo quarto carme
Si dice con chiarezza che il servo di Yahweh muore per espiare il peccato di tutti gli uomini. Ciò che viene ripetutamente accennato sia da parte di Gesù nei confronti della propria missione, sia da parte degli evangelisti narrando la passione. Solo che questo testo dice una cosa strana. Prendetelo. Andate a Isaia capitolo 53. Subito dopo il Siracide. Sì? Repetita Juvent. Pentateuco. Libri storici. Libri sapienziali, libri profetici. Questa è la suddivisione dell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo. Pentateuco, i cinque libri della Torah, cinque libri più importanti per la fede ebraica. Nel Nuovo Testamento i quattro Vangeli. Secondo blocco, i libri storici dell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento ne abbiamo uno solo, gli Atti degli Apostoli. Terzo blocco, i libri sapienziali. Noi abbiamo tutte le lettere di Paolo e quelle cattoliche. E poi ci sono i libri profetici. Noi ne abbiamo uno solo, l'Apocalisse. Suddivisione è la stessa. Isaia è un profeta, si trova alla fine dei quattro blocchi, nel quarto. Non è difficile. Se uno studente all'università impiega il tempo che impiegate voi a trovarlo, è già incenerito. Lo caccio. Andiamo al versetto 8. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Li si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Morto, sepolto, vi è chiaro? Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. In Oriente vedere la luce significa vivere. Siamo nel VI secolo avanti Cristo e la vita oltre la vita non era ancora stata scoperta. E questo mi profetizza che il servo di Yahweh, dopo il suo intimo tormento, vedrà la luce. È il nostro amico che conosceva bene questa profezia. È chiaro che vide, ricorda la profezia e dice: qui è successo qualcosa. Questo è il testo. Naturalmente, leggerlo come è tradotto oggi in italiano vuol dire involontariamente essere deviati. Si chinò, vide i teli posati là. No, vide i teli afflosciati. Ma non entrò, giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò Theoreo e la contemplazione. Quindi non è lo sguardo veloce, è lo sguardo che si sofferma
osserva quello che fanno i medici che dovrebbero fare i medici quando ci visitano. Dovrebbero mettere in opera questo verbo, theoreo. E osservò i teli afflosciati e il sudario, eccetera, eccetera. Tradurre bene significa avere molta più chiarezza di fronte al testo. Bene. Sono le 10:25, 11:15 ci troviamo qui. Per essere puntuali basta arrivare un minuto prima.